Un grande classico del make-up che valorizza lo sguardo e lo rende subito magnetico, felino, quasi sexy. Di cosa parliamo oggi? Ma ovviamente di lui, dell'eyeliner. Per me, uno dei cosmetici, per quanto riguarda il make-up, davvero indispensabile. Non potrei vivere senza, che sia marrone, che sia nero, che sia blu, definisce lo sguardo e completa sempre ogni mio make-up. Sono Monica e ti do il benvenuto sul canale Moni Beauty Bio. Spesso mi viene domandato, soprattutto su Instagram, se non mi segui ti invito a farlo, come faccio a realizzare una linea di eyeliner così perfetta? Per me ovviamente non è perfetta, non esiste la perfezione, però dopo tante domande ho deciso di realizzare un video tutorial in cui vi spiego brevemente qual è la mia tecnica di applicazione. Anzi, vi dico fin da subito, non prendetevela se non riuscirete a realizzare un eyeliner perfetto sin da subito, soprattutto da entrambi gli occhi. Questo è normale perché il nostro viso ovviamente è asimmetrico e sarà quindi impossibile realizzare una linea di eyeliner perfettamente uguale su entrambi i lati. Ci sono però dei piccoli accorgimenti che valgono un po' per tutti e sono certa che seguendoli anche voi riuscirete ad applicare il vostro eyeliner. Prima di iniziare, se hai piacere, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e ad attivare la campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Allora, io ho già realizzato la base viso, adesso passeremo al trucco occhi. Solitamente come primo step, quello che vado a fare è proprio cercare di uniformare la palpebra e cercare di creare una base perfetta su cui poi andare a disegnare. Per fare questo io utilizzo un correttore che vado poi successivamente a fissare con una buona dose di cipria. Vi consiglio di posizionare lo specchio che andrete poi ad utilizzare per applicare l'eyeliner leggermente più in basso rispetto al vostro volto, in modo da avere la testa leggermente più sollevata e la palpebra ben distesa. Allora, fatto questo, diciamo che possiamo iniziare ad applicare l'eyeliner. Io utilizzo per il momento questo in penna, il Serial Liner di Nabla, un eyeliner che utilizzo da diverso tempo, mi piace tantissimo. Inizio tracciando una linea sulla palpebra mobile, diciamo partendo da metà occhio. Ok, adesso passiamo a realizzare la codina dell'eyeliner, una parte un pochino più difficile di quando applichiamo l'eyeliner. Per disegnare la codina procediamo invece per gradi. Quello che faccio io solitamente è disegnare un piccolo trattino. Pensiamo ad esempio a una linea immaginaria che invece di terminare qua sulla rima inferiore esterna, prosegue invece verso l'alto. Adesso vi faccio vedere. Una volta che abbiamo realizzato questa codina, diciamo che sta un po' a noi decidere che tipo di forma vogliamo dare al nostro eyeliner. Se una forma leggermente più allungata, quindi con una codina un po' più lunga, oppure lasciarlo così e realizzare quindi un eyeliner un po' più semplice.
Io solitamente faccio amo l'eyeliner un po' più allungato e per questo vi mostro come lo applico. Per realizzare una codina davvero a punta, un trucchetto che ho imparato negli anni è quello di andare a disegnare partendo da qualche millimetro prima dalla fine di questa linea che abbiamo disegnato e soprattutto colorare dall'esterno verso l'interno in modo da muovere il meno possibile la pelle. Ok, una volta che abbiamo realizzato questa sorta di triangolo, non ci resta che andare a colorare l'interno del disegno. Ancora con l'eyeliner faccio un po' di infracigliare. Ok, e questo è il risultato che ottengo solitamente quando applico un eyeliner in penna. Passiamo invece adesso all'applicazione dell'eyeliner in gel. Diciamo che la procedura che andrò a seguire per applicare l'eyeliner in gel, bene o male, è la stessa. Cambia solo l'accessorio, quindi non sarà più una penna, ma un pennello. In commercio troviamo tantissimi pennelli angolati per applicare l'eyeliner. Io ne ho qualcuno, alcuni sono leggermente più grandi, alcuni hanno le setole un pochettino più piccole. Io mi trovo molto bene con il 312 di Jessup perché ha una punta molto piccola, mi permette di disegnare una linea di eyeliner molto fine e una codina abbastanza perfetta. Andiamo quindi adesso ad applicare l'eyeliner in gel. Prelevo un po' di prodotto e vado a scaricare l'eccesso. Con lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per applicare l'eyeliner in penna, vado a disegnare una piccola linea sulla palpebra mobile. Ovviamente, quando dovete andare a disegnare nell'altro verso, semplicemente ruotate il pennello. Ok, una volta che abbiamo fatto questo stesso procedimento, andiamo a disegnare un piccolo trattino qua alla fine della rima esterna. Con la punta del pennello poi mi aiuto per creare la fine della codina. Quindi partendo sempre da qualche millimetro prima tracciamo la nostra linea. Per definire la parte interna invece dell'eyeliner ruotiamo leggermente il pennello. Una volta che abbiamo disegnato lo scheletro del nostro eyeliner, se così lo possiamo definire, semplicemente ora cosa facciamo? Andiamo a colorare la parte interna di questo disegno. Ok, e l'eyeliner l'abbiamo disegnato. Adesso vado ad applicare tanto tanto mascara, metto il rossetto e ci vediamo fra poco. Rieccoci. Allora, volevo darvi un piccolo consiglio. Se dovesse capitarvi di sbagliare magari mentre applicate l'eyeliner, magari fate una linea leggermente più alta, leggermente più bassa, potete aiutarvi con un cotton fioc e un po' di crema
per il viso. Lo passate leggermente qua sotto, vedrete che così riuscirete a cancellare l'errore e poi potete tranquillamente riprendere ad applicare il vostro eyeliner. Allora, io spero che il video vi sia stato utile, spero anche di essere stata il più chiara possibile. Se vi fa piacere, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e magari se volete supportarmi iscrivetevi al canale. Io vi saluto e vi do un bacio grandissimo, al prossimo video, ciao!